Rebula Baliensis è una città dalla vita millenaria, il cui arco temporale va dal VI secolo a.C. fino al IX secolo d.C. Nasce come insediamento sannitico, poi entra nell'orbita di Roma. Lascia testimonianze di sé in iscrizioni di epoca tardo-imperiale e inizia a declinare nell'alto medioevo. Abitato si sposterà verso sud, dando origine all'attuale Treia, che continua il nome dell'antica città. La nascita dell'antica città di Trebula è da inquadrare nella forte immigrazione di popolazione indoeuropea, che intorno al XII secolo a.C. si riversarono in Italia. Trebula fu fondata dagli Osci, popoli provenienti dal Molise e dalla Campania settentrionale, poi fu occupata dai Sanniti. Il territorio occupato dai Sanniti, il Sannio, era una sorta di stato federale suddiviso in quattro distretti: Pentri, Caudini, Irpini e Catticini. Trebula apparteneva al distretto dei Caudini, quello più vicino alla pianura campana e maggiormente esposto alla cultura ellenistica della vicina Magna Grecia. Trebula è situata sul versante meridionale del Monte Maggiore, l'antico Melanicus Mons, in una vallata fertile e facilmente difendibile, collegata ad altri centri sannitici, Calazia Austicula, Cubulteria e l'antica Capua, vera e propria metropoli del mondo antico, da cui era separata dal fiume Volturno. Alcuni noti autori antichi menzionano Trebula Baliensis. Cicerone considerava l'agro trebulano come uno dei più convenienti da acquistare. Tito Livio racconta della venuta nel 215 a.C. a Trebula di Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore che la riportò dalla parte di Roma, poiché la città aveva stretto alleanza con Annibale. Secondo il racconto dello storico romano, il console Fabio Massimo, oltrepassato il fiume Volturno, nei pressi di Capua, avrebbe spugnato i centri di Cubulteria, Trebula e Austicola, che avevano defezionato dall'alleanza con Roma per sostenere il generale cartaginese. Plinio il Vecchio, invece, celebra la qualità del vino trebulano. Anche oggi è noto il vitigno pregiato del Casavecchia. L'agro trebulano aveva una costituzione fisica invidiabile per l'economia, per la difesa militare e per il clima. Pianure, colline, montagne, valli, torrenti e sorgenti idrotermali. Trebula era una città autosufficiente. Le sue fertili colline producevano olive, cereali, legumi ed uva. I suoi boschi lussureggianti nutrivano suini, bovini, mentre i castagneti e i querceti offrivano asilo a cervi, cinghiali e numerose specie di volatili. I romani trovarono nell'ambiente trebulano una rispondenza completa al loro costume e predilissero la zona per il loro ozium. Cicerone soggiornava spesso a Trebula, ospite dell'amico Ponzio Antioco. Polibio poneva tra i vini pregiati quelli trebulani, Marziale elogiava i formaggi e i salumi. Attualmente Trebula è l'insediamento sannitico meglio conservato che l'archeologia conosca, una sorta di miniera ricca di informazione su aspetti culturali e storici del Sannio che prima si pensavano perdute. Motivo della straordinaria conservazione che ha consentito di ritrovare resti monumentali è stato il fenomeno geologico della colluvione. È stata invasa da colati di fango che smottavano dai colli che la circondavano a causa di grandi piogge. Gli abitanti della città antica preferivano costruire sui nuovi livelli del terreno, che cresceva di qualche metro ad ogni colluvione, anche perché sarebbe stato un problema loro smaltire fango e detriti. La città si divideva in due parti, un'acropoli fortificata ed una città bassa.
entrambe racchiuse da un'imponente cinta muraria che supera i 2,5 km. All'interno di questo circuito nella città bassa si apre l'imponente porta megalitica, dalla struttura a tenaglia come la Porta dei Leoni di Micene. Le mura di Treglia sono definite megalitiche poiché formate da grandi blocchi di calcare che si reggono sul proprio peso, senza l'utilizzo di alcun legante. Per la loro maestosità stupirono per secoli e la tradizione popolare le vedeva costruite magicamente dalle fate ed ora le attribuiva all'opera di Orlando e dei Paladini di Francia, allo scopo di difendersi dalle incursioni dei saraceni. Lungo la cinta muraria sono stati individuati varchi di accesso. L'intera cinta può essere ricondotta alla fine del IV secolo a.C. La storia degli scavi di Trebula inizia nel 700 ad opera del famoso antiquario Lord Hamilton, personalità di spicco della nobiltà inglese ed ambasciatore della regina d'Inghilterra presso la corte borbonica di Napoli. Hamilton scavò alcune tombe sannitiche nella località nota come Campo di Rio, depredandone i corredi, composti da alcuni splendidi vasi adesso al British Museum di Londra. Uno dei disegni delle tombe fatti eseguire da Hamilton sembra essere ricalcato sulla grande tomba a camera rinvenuta nei recentissimi scavi. La tomba 7 è realizzata con lastroni di tufo a doppia falda, alloggiati su grossi blocchi squadrati costituenti la casa sepolcrale. Le terme erano alimentate dalle acque delle sorgenti Corsicon e Cersicon, poste alle pendici del Monte Friento e convogliate in un serbatoio i cui resti si possono scorgere lungo la strada per Liberi. Il complesso termale trebulano, venuto alla luce nel 1976, risale al periodo costantiniano e fu oggetto di restauro in tarda età imperiale, come dimostrano le due diverse fasi costruttive che si possono individuare e una nota epigrafe dedicata a Lucio Alpio Fannio, il notabile locale che si fece carico del restauro. Gli ambienti identificati nelle terme sono il grande apoditerium centrale, spogliatoio e luogo di incontro, il frigidarium, ambiente rivestito ancora dei marmi originari utilizzati per il bagno freddo, il calidarum, ambiente riservato al bagno caldo con le condotte dell'aria calda in terracotta che rivestivano le sue pareti e con pavimenti retti da pilastrini di terracotta che permettevano il sottopassaggio di aria calda.